La determinazione a cambiare può ribaltare situazioni che apparentemente sembrano senza via d'uscita. La determinazione lui l'ha trovata negli occhi delle persone che gli vogliono bene, nelle indicazioni di suo padre e soprattutto dentro se stesso. Vito era arrivato a fare uso di eroina anche 7 volte al giorno, poi ha cambiato vita. Oggi è un marito, un padre e uno dei più giovani editori d'Italia. Benvenuto Vito e buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie a tutti i telespettatori. Grazie a te per essere qui. Proviamo a raccontarla insieme questa storia partendo dall'inizio, da quando eri un bambino. Tu sei nato e cresciuto in provincia di Salerno con un papà carabiniere e una mamma casalinga. Sì. Com'era la tua infanzia? La mia infanzia è stata relativamente felice, quindi posso dire di aver trascorso un'infanzia tra virgolette normali, senza nulla di particolare. E arrivando invece poi all'adolescenza, il periodo più o meno è quello dei 12, 13, 14 anni, sì. Mi sono trovato ad affrontare delle difficoltà che la vita pone davanti a tutti, soprattutto a quell'età. Vivevo, ricordo, un profondo senso di inadeguatezza nei confronti della scuola. Vedevo che la scuola pretendeva da me, pretendeva il mio impegno. Io lo scambiavo come una non capacità mia di riuscire ad affrontare la vita. Loro volevano solo da me il meglio. In quel momento io non lo capivo, non riuscivo a capire questa cosa. E quindi vivevo questo pretendere da me come una non capacità di affrontare la vita. E quindi in quei momenti cercavi un rifugio. Cercavo un rifugio, una scorciatoia. E poi cercavi anche in qualche modo di essere accettato dal gruppo. Sappiamo che per gli adolescenti le dinamiche del gruppo, insomma assomigliare agli altri compagni, non deludere gli altri compagni, sono spesso un motivo per cui poi si prendono alcune strade. In effetti forse per me non è stato tanto così, quindi voler per forza di cose apparire bello agli occhi degli altri o integrarmi nel gruppo. Era un qualcosa che io avevo dentro di me, questo profondo senso di inadeguatezza appunto. E quindi ricordo quando un giorno uno dei miei compagni mi propose, ero in terza media, quindi avevo 13-14 anni, mi propose di fumare insieme a lui una sigaretta particolare. Sì. Da quel giorno in poi questa sigaretta particolare, che era il mio primo spinello, mi fece entrare in un mondo particolare. In quel momento pensavo di aver trovato la soluzione a tutto ciò che mi affliggeva. Per la prima volta. Ma perché ti sentivi più sicuro oppure non ti faceva pensare? Come ti sentivi allora? Per la prima volta nella mia vita mi sentivo sicuro di me, padrone della mia esistenza e sentivo di poter padroneggiare il mondo, padroneggiare tutti. In realtà col tempo mi sono reso conto invece che non era così, ahimè. Tra l'altro ti capitava una cosa che capita spesso alle persone che iniziano un percorso di dipendenza, cioè quando vedevi i tossicodipendenti, insomma, che magari erano più grandi di te, ai margini delle strade, eccetera, dicevi tanto io non finirò mai così, a me non succederà mai una cosa del genere, vero? Vivendo in un piccolo paesino non ho mai avuto la possibilità di vedere la persona ai margini della strada, nell'angolo, però in TV vedevo queste immagini di questi ragazzi nell'abbandono totale e mi ripetevo tra me e me che non avrei mai fatto, non sarei mai arrivato a quel punto, anzi non riuscivo a capire come loro potessero essere arrivati fino a quel punto. Io mi sentivo padrone della mia vita, di padroneggiare l'uso delle droghe. A 18 anni fai il militare a Milano ed è allora che cominci ad avvicinarti anche all'eroina e alla cocaina. Sì, in effetti dal paesello, provincia di Salerno, mi ritrovo proiettato in questa realtà enorme, rappresentata da Milano, e quindi per quel senso di inadeguatezza che mi aveva accompagnato dall'età di 13 anni, io non riuscivo ad affrontare quella realtà che era totalmente diversa da quella a cui ero abituato fino a quei giorni. Ritrovandomi proiettato in questa metropoli, le droghe hanno preso il sopravvento sulla mia vita, si sono impossessati totalmente della mia vita e
sono diventato totalmente schiavo dell'eroina in quel periodo. Ma c'è stato un momento in cui ti sei precisamente accorto che non avevi più in mano la tua vita, ma che era l'eroina a decidere di ogni tuo momento quotidiano? C'è stata una giornata in cui te ne sei accorto o invece è stato un percorso? È stato più un percorso che mi ha condotto poi alla scelta che ho fatto. In effetti, non essendo più padrone di nulla, io vivevo la mia giornata, le mie giornate, in funzione del procurarmi la dose quotidiana. E questa convinzione, questa certezza in quel momento di aver trovato questa felicità artificiale, a volte mi ritrovavo anche a giudicare gli altri, giudicavo quelle persone che conducevano una vita normale, ordinaria, dicevo, ma guarda un po' questi, diciamo, non hanno capito nulla della vita. Io invece ho capito tutto, ho trovato questa polverina magica che mi risolve tutti i problemi. Perché... E non avevi mai paura? No, perché si agisce molto per incoscienza. Una persona che usa, fa uso di droghe, attenta quotidianamente alla propria vita. Quindi ero nella totale incoscienza. Quindi... Poi se ne accorge tuo papà. Sì. Te lo ricordi il giorno in cui se ne è accorto? Sì, ricordo il giorno in cui mio padre si è accorto di questa cosa, beffa il fatto che tra l'altro lui fosse un carabiniere, e si accorge di questi miei momenti e mi mette di fronte ad una scelta. Perché tu eri tornato a vivere a casa, quindi continuavi questa vita di dipendenza nonostante fossi in casa. Sì, assolutamente. Cercavo di salvare le apparenze, dando un po' l'immagine del bravo ragazzo, ma sapevo io dentro di me che cosa mi portavo. E quindi in quel momento mio padre mi mise di fronte ad una scelta. Mi mise di fronte alla scelta semplicemente di farmi aiutare. E in quel momento decisi di farmi aiutare e compii quel famoso primo passo che inizia prima di ogni lungo viaggio, entrando nella comunità di San Patrignano, dove attraverso un percorso di recupero volevo riprendere in mano finalmente la mia vita. Come sono i momenti che si vivono in una comunità di recupero, quelli belli e quelli in cui sembra proprio che non ci se la fa più? I momenti in cui sembra proprio che non ci se la fa più sono maggiori di quelli felici sicuramente. Però oggi posso essere qui a parlare con te grazie a quel percorso. Quindi la sofferenza è stata tanta, però finalmente sono riuscito a capire di che cosa avevo bisogno, Vito di che cosa aveva bisogno. Ti ricordi delle giornate in particolare di quei 4 anni trascorsi a San Patrignano? Le giornate erano... San Patrignano è un mondo ideale in cui bisognerebbe vivere e la giornata è impostata sul lavoro quotidiano, sul vivere quotidiano e sull'affrontare le sfide che tutti quotidianamente portano avanti. Semplicemente chi fa uso di sostanze vuole rifugiarsi un po' da questo mondo e vuole fuggire dalle responsabilità che la quotidianità ci mette davanti a tutti. E ricordo un episodio in particolare, ero da 2 anni circa che ero in comunità e ricordo che un mio amico, che era in terapia anche lui come me, un giorno mi mette di fronte, mi dice una grande verità, mi dice che io per 2 anni, in quei 2 anni, non avevo concluso nulla e mi smonta un po' tutto ciò che avevo fatto fino a quel momento. Io mi sento spaesato, dico, ma che stai dicendo? Io ho fatto questo, sono qua, ho raggiunto dei traguardi. Dice, no, tu in effetti ancora ti porti una maschera, per farti scivolare le cose addosso. Io andai a dormire con questo profondo senso di frustrazione, dico, ma è mai possibile, è vero questo che sta dicendo? E tra me e me, il giorno dopo, io sono riuscito ad ammettere che era effettivamente così. Io mi nascondevo, avevo trascorso i 2 anni in comunità a nascondermi, a farmi scivolare le cose addosso, a far sì che tutto filasse liscio. Però in realtà non è questa la vita. La vita bisogna essere spontanei e sinceri, bisogna essere veri, senza portare nessun tipo di maschera. E da quel giorno è cambiata veramente la mia vita.
Dopo altri 2 anni, quindi dopo 4 anni complessivi, a 25 anni esci dalla comunità e riabbracci i tuoi cari. Sì, a 25 anni riabbraccio finalmente i miei cari, la mia famiglia, e decisi appunto di ritornare a casa perché volevo realizzarmi e riscattarmi nel territorio che per me aveva rappresentato un momento di perdizione. Quindi volevo il mio riscatto sociale e promisi a me stesso che me lo sarei ripreso, mi sarei riscattato. Infatti, tornando a casa, mi ero assolutamente convinto del fatto che il mio riscatto passasse dal realizzarmi nel lavoro e dal realizzare una famiglia. Cominciamo dalla famiglia. Sì. Hai conosciuto una ragazza, te ne sei innamorata e l'hai sposata. Ce lo racconti il vostro primo incontro, com'è nato questo amore? Ho conosciuto Emanuela, mia moglie, a casa di amici. Da subito mi ha colpito di lei il lato fanciullesco che mi dava a vedere. La vedevo una ragazza a quel sapone, una ragazza sincera, si mostrava per quello che era. E quindi gli ho chiesto di uscire, lei me l'ha concesso. E una cosa che ricordo molto particolare, che dopo un paio di giorni che uscivamo insieme, io sentii l'esigenza di presentarmi ai suoi genitori. Direte, correvo troppo. No, in effetti con il mio passato dei piccoli paesi si fa presto a dire. Allora io volevo che i suoi genitori mi conoscessero per la persona che ero e non per la persona che ero stato. E quindi gli chiesi di poterli conoscere. E poi da quel giorno oggi è la mia compagna, è la madre delle mie due bimbe. Sì, una bimba di 12 anni e una di 3 anni. E adesso invece la parte del lavoro. Tu hai realizzato un bel sogno, sei un giovanissimo editore. Com'è andata il percorso che ti ha portato all'apertura della tua casa editrice? Il percorso che mi ha portato all'apertura di questa casa editrice nasceva dal cogliere un aspetto fondamentale che tutti gli scrittori e autori, tutte le persone che si approcciano alla scrittura, in partenza la usano come una sorta di terapia, come un modo per venire fuori, un modo per esorcizzare quelli che sono stati eventuali trauma o semplicemente storie che li hanno portati ad essere le persone che sono. Ho colto questo aspetto e ho cercato di dare la possibilità a loro di vedere pubblicato il loro libro, il loro sogno, perché molti si trovavano a dover affrontare i rifiuti magari di grosse case editrici, certo, che puntano maggiormente su nomi noti dello show business, quindi un libro che non è appetibile commercialmente non interessa. E quindi invece tu hai voluto dare la possibilità, insomma, anche a quei diari, a quegli sfoghi che poi diventano veri e propri romanzi o vere e proprie raccolte di poesie o testi teatrali, di avere, insomma, di vedere la pubblicazione poi del libro. Sì. Ce lo dici l'indirizzo internet della tua casa editrice, che se qualcuno ci sta guardando e ha un diario nel cassetto, magari dopo aver conosciuto la tua storia te lo manda? Allora, a me piace sempre, quando qualcuno mi chiede queste cose, mi piace sempre dire sentiti libero di prendere informazioni su di me. Quindi io non voglio darti il mio sito internet, voglio semplicemente dirti: io sono Vito Pacelli, prendi informazioni su di me, la rete non mente, quindi sentiti libero di trarre le tue conclusioni. Noi però l'abbiamo mandato lo stesso in onda il tuo sito, insomma abbiamo cercato anche noi Vito Pacelli e poi siamo arrivati facilmente all'indirizzo internet. Hai detto che per realizzarti volevi realizzare te stesso, cioè sì, realizzare una tua famiglia e il tuo lavoro. Bravissima. Però poi mancava comunque qualche cosa. Sì, mi struggevo, lavorativamente mi ero realizzato, avevo successi lavorativi. La famiglia, una bellissima famiglia, una bella bimba anni fa, era lei, e sentivo che mi mancava qualcosa. Ho capito che cosa mi mancava il giorno in cui ho rincontrato dopo tempo Fausto. Fausto è un amico con cui abbiamo fatto il percorso in comunità insieme. Un bel giorno rincontro Fausto e capisco. In quel preciso istante in cui lo rincontro,
capisco che cosa mi mancava. Fausto aveva una luce speciale negli occhi. Lui, tornato dalla comunità, a differenza mia, che si era dedicata al lavoro e alla famiglia, Fausto si era dedicato esclusivamente agli altri. Fausto gestisce un'associazione che aiuta e accompagna i ragazzi nel percorso precomunitario. E quindi capì in quel preciso istante che mi mancava il rendermi utile agli altri. E da quel giorno la mia vita ha assunto un significato diverso. Che cosa hai deciso di fare? Ho deciso di dedicarmi un po' agli altri. Ho deciso di accompagnare delle persone che si trovano a vivere il mio stesso disagio, accompagnarle nel percorso, in un percorso di eventualmente recupero. E non fa male stare, rivivere quegli attimi, non ti ferisce? No, perché per me sono onnipresenti, mi accompagnano tutto il giorno, io ho il mio passato sempre come monito, quindi mi accompagna nell'impegno che è profondo in tutto ciò che faccio e sempre tenendo bene a mente da dove vengo. Quindi per me diventa uno stimolo ancora in più. Tu sei papà di due bambine, una di 12 e una di 3. Maria Concetta è la grande e Maria Elisa è la piccola. Maria Concetta e Maria Elisa, hai mai paura per loro? Hai mai paura che possano incappare negli errori che hai fatto tu? Sì, ho tanta paura. Io, è un argomento che noi affrontiamo. Loro vivono costantemente ciò che è stato il mio passato, vivono anche la comunità di San Patrignano, dove spesso ci rechiamo insieme tutta la famiglia, e quindi loro conoscono perfettamente il problema e nonostante tutto io non sento di essere immune un domani dal fatto che le mie figlie, le mie bimbe possano trovarsi di fronte a questi problemi. Semplicemente oggi io posso in un certo senso metterle a corrente affinché loro sappiano di che cosa si parla, di che cosa, di questo mondo. Tu non mi hai detto già che non vuoi metterti su un piedistallo e dare consigli agli altri genitori, però è vero anche che tu sei passato per una storia di dipendenza e quindi in quel momento, quando hai iniziato questo percorso della dipendenza, che cosa avresti voluto che i tuoi genitori facessero o adesso che cosa pensi che faresti come padre? Come padre io cerco continuamente, con enormi sacrifici e difficoltà, di stare accanto alle mie bambine durante tutte le fasi che accompagno la loro crescita. Le difficoltà sono tante perché tocca comunque lavorare tanto per riuscire oggi a stare al mondo. Non saprei dirti sinceramente che cosa fare, non saprei darti un consiglio da dare agli altri genitori. L'unica cosa che io mi sento e che posso fare è quella di parlare di ciò che è stato vero per me. Quindi io ti ringrazio davvero di averci raccontato con tanta semplicità e anche con tanta sincerità quello che è stato il tuo doloroso percorso di vita, che però ti ha portato a un vero e proprio cambiamento, a una rinascita e a una gran serenità che ti porti negli occhi. Quindi grazie davvero, Vito, per essere stato qui. Grazie a voi di avermi ospitato.